differenzia correttamente l'organico. È una risorsa senza limiti. Il materiale organico rappresenta una quota elevata dei rifiuti prodotti e la sua separazione ci consente di ridurre notevolmente le quantità di rifiuto indifferenziato. La raccolta differenziata dell'organico ha delle caratteristiche che la rendono unica. Infatti, i rifiuti organici raccolti in modo differenziato e sottoposti a idoneo trattamento possono essere trasformati in un particolare terriccio chiamato compost, molto utile in agricoltura e nel giardinaggio. Inoltre, alcuni impianti sono anche in grado di recuperare energia dall'intero processo di compostaggio. Proprio per questo, l'organico è una raccolta differenziata a cui porre particolare attenzione. Infatti, bastano pochi rifiuti sbagliati per rovinare il processo di recupero di grandi quantità di materiale. È quindi importante fare una buona raccolta differenziata e limitare il grado di impurità presenti nel materiale. Presenza di plastica, vetro, metalli e di altri inquinanti, poiché questo comporta elevati costi di trattamento e compromette la qualità di tutto il materiale raccolto. La regola per fare bene la raccolta differenziata dell'organico è molto semplice e si riassume in una frase: tutto ciò che è scarto alimentare va bene, purché sia senza involucro o imballaggio. Un'ultima attenzione: chiudete bene il sacchetto e il bidone rimarrà pulito. Hai delle domande da porgere in merito alla raccolta differenziata? Scrivici al numero 370-366-7210. Ti daremo tutte le risposte.